subito dopo una prima familiarizzazione andremo a creare un ebook da template. Il sistema già offre diversi template a nostra disposizione, dallo schema di prop per la struttura delle favole un po' più adatto per la primaria, all'articolo di giornale, alla scrittura Bacock, al saggio breve e al debate. Il nostro corso si focalizza proprio sugli aspetti pratici e si concluderà con la creazione di un nuovo ebook. Alla base del nostro percorso, a sostenerci, ci saranno i primi principi di istruzione di David Merrill e soprattutto la teoria sulla multimedialità di Richard Meyer.